tu mi dirai che... Io penso che questa sera abbiamo raggiunto tutti insieme, e vi ringrazio, diciamo, l'apice di quello che poteva essere la visita, così, quattro passi nel tempo. Innanzitutto voglio ringraziare tutti gli ospiti che sono venuti questa sera, sia quelli canavesani, quelli di fuori provincia e quelli di oltreoceano. Ma in particolar modo voglio ringraziare quelli che hanno creato l'evento, il regista, desidero veramente averla qui al mio fianco, Sabrina, più comunemente detta Vincenza Van Gogh, Sabrina Ricauda. Vieni Sabrina, so che sei timida, ma ci tengo a averti al mio fianco. Grazie Sabrina, grazie di cuore per aver curato la regia di questa magnifica manifestazione. Dicevo, ringrazio non soltanto Sabrina, ma tutti gli attori dei migratori che hanno saputo veramente coniugare, recitare quello che è la storia del nostro piccolo paese. E come ho scritto oggi sui social, avrei voluto invitare quei 200.000 persone che ieri erano a Milano per capire come deve essere trapassata la storia, perché soltanto attraverso la preservazione dei territori riusciamo a trasmettere i valori ai nostri figli, ai nostri nipoti e a quelle generazioni future. Perché non è con lo sviluppo tecnologico che a volte si riesce a ottenere tanto, ma si riesce a ottenere tanto sapendo gustare, sapendo vivere, sapendo capire quelli che sono i valori dei nostri piccoli borghi. Oggi abbiamo avuto questa grande fortuna, ma l'abbiamo avuta perché? Perché i nostri predecessori hanno saputo conservare quelli che sono i patrimoni naturali dei nostri territori. Dicevo, ringrazio non soltanto i migratori, Sabrina, voglio ringraziare il mio vice sindaco Enrica Forma, Olivetto Deia, Steve Medaina e tutta l'amministrazione comunale, Ivo Piolerio, tutta l'amministrazione comunale che di concerto ci siamo adoperati per poter, diciamo, scrivere questa bellissima serata che sicuramente rimarrà nelle nostre menti, ma io voglio che rimanga in particolar modo nelle menti di queste giovani generazioni, perché possano un domani trasmettere alle future generazioni quei concetti naturali di conservazione. Vi dicevo, attraverso questa bellissima rappresentazione fatta da questi attori, penso che abbiate visto e capito quella che è la nostra storia. È stata la contrapposizione dei ricchi e dei poveri, i ricchi dei casati, del prelato, delle chiese, e i poveri, la campagna. Perché qual è l'invito che vi porto a fare ancora a tutti voi nei prossimi giorni, nelle prossime gite a Bairo, di visitare la nostra campagna, perché la nostra campagna, oso dirlo, è ancora incontaminata ed è un concetto fondamentale di conservazione e di preservazione che è importante. Quindi se ci tenete, proprio nel periodo più bello e più ricco che è l'autunno, avete l'opportunità di fare delle bellissime fotografie nelle nostre campagne di Bairo. Ringrazio poi ancora la Protezione Civile che ci ha garantito la manifestazione in sicurezza, il Comando Carabinieri di Aglie che ci ha autorizzato la manifestazione, e di concerto tutti insieme siamo riusciti ad organizzare questa bellissima serata che è importante. E poi ringrazio quello che era l'ospite di Oltreoceano, il signore che è stato ospite questa sera, che veniva direttamente dalla Cina ed è qua sul territorio per rapporti internazionali, e questa sera abbiamo avuto la fortuna di averlo ospite in questo piccolo paese.
Bene, io spero per tutti quei cittadini fuori di Bairo che abbiano anche potuto apprezzare quelle che erano i valori, magari portando i loro figli, i loro nipoti, e che possano in qualche modo trovare quei gradienti necessari per fare resilienza sui territori e magari investire su qualche vecchio immobile, perché le cose belle le abbiamo viste, ma ci sono anche tante case da ristrutturare, e magari se qualcuno volesse venire a vivere, come lo chiamo io, nel Principato di Bairo, credetemi, siete ben accetti e siete ben ospiti della nostra comunità. Io vi ringrazio tutti.